dovessi chiedere a Babbo Natale qualcosa per i tuoi amici o per i bambini che non conosci, che cosa gli chiederesti a Babbo Natale? Non per te, quindi per gli altri bambini che possono essere tuoi amici oppure bambini che non conosci. Che cosa gli chiederesti a Babbo Natale? Mi compri qualcosa, anzi, compri qualcosa per altri bambini? Che cosa, per esempio? Che cosa potrebbe comprare Babbo Natale per altri bambini, secondo te? I giocattoli. Ok, e secondo te, no, è meglio avere un giocattolo o essere felici? Cosa è meglio secondo te? È meglio avere un giocattolo o essere felici? Avere un giocattolo. Ah, ecco. E secondo te, che cosa è meglio? Mangiare o vestirsi? Mangiare, perché se no muoio. Bravissimo, amore. È più importante mangiare, vero? Sempre. Sempre più importante mangiare. Poi capirai, lo chiedo a te, che mangi sempre. Invece senza vestire si può stare, vero? Si può stare senza vestire? Sì. D'inverno un po' meno, vero? Perché se inverno, se non ti copri, che succede? Cosa succede d'inverno se non ti copri? Mi copro con il cappotto. E se non ti copri, che cosa succede d'inverno? Mi raffreddo. Ti raffreddi, bravo. Ti viene tanto freddo. Quindi d'inverno sono importanti i vestiti. Bravissimo, D'inverno bisogna mettere sempre il cappotto. senti, adesso in quale stagione siamo? In quale stagione? Che stagione è questa? Estate, primavera, inverno, autunno. Adesso. Che stagione è? Ehi, stagione è adesso? Non lo sai? Adesso c'hai freddo o c'hai caldo? Ho caldo, sto con la maglietta più corta. Stai con la canotta, ok. Vabbè, tu c'hai ragione Adesso perché ti ho detto con la adesso. canotta un po'. Adesso sei Con la freddo, maglietta caldo. smanicata. Ok, giustamente tu adesso c'hai caldo. Allora, adesso io mi riferivo non in questo preciso momento, mi riferivo adesso nel periodo che ci troviamo. Hai ragione, mamma. In quale periodo ci troviamo? Adesso siamo in primavera, siamo in estate, siamo in inverno o siamo in autunno? Quando tu vai fuori, ci vai così? Con la canotta? Quando vai fuori in giardino oppure quando vai a scuola? Immagino quando vado in giardino, quando fa caldo la prossima volta. Non ho capito. Quando fa caldo la prossima volta. Quando fa caldo? Ah, perché in Dopo che giardino. arriva l'autunno. Quando arriva l'autunno? Anzi, no, quando è finito. Dopo l'autunno. Dopo l'autunno che cosa Anzi, c'è? prima l'autunno. Dopo l'autunno, l'estate. No, dopo l'autunno c'è l'inverno. L'inverno. Quindi adesso siamo in. Perché? Inverno In inverno che come ci vestiamo? col cappotto, Col cappotto. Quando arriva l'estate invece che cosa ci dobbiamo mettere? anzi, con la manica lunga. Che cosa con la manica lunga?
Il cappotto. Ma che cosa? Cappotto d'estate o d'inverno? D'inverno. Ok, invece io ti ho detto d'estate. Come ti vesti? Con la manica corta. Ok, e in autunno come ti vesti? Là fuori con la manica lunga e dentro con la manica corta. Bravissimo. Ok, poi in primavera come ti vesti? Come ti vesti in primavera? In primavera. Con la maglietta a mani. Con la. Con la maglietta a maniche lunghe e col pantalone corto. Ah sì, ti piace vestirti così a primavera? Sì. Cominci già a mettere i pantaloncini con le scarpe chiuse e Col con le... pantalone corto e la maglietta a maniche lunghe. Ho capito. Ma ti metti i giacconi? Ti metti il cappotto a primavera? Anzi no, qualsiasi felpa di primavera mi vesto con la felpa a maniche lunghe e col pantalone, anzi, sopra la maglietta a maniche corte. E il pantalone corto e le scarpe chiude. Senti, quando tu vuoi comprare qualcosa, quando volevi comprare l'astuccio per la chitarra, oppure le volte che abbiamo comprato i Super Winx, su Ama, come si chiama quello dove compriamo le cosine a volte? Amazon. Su Amazon, tu mi dici, mamma, mi puoi comprare questo su Amazon? Ti ricordi? Le cose che noi scegliamo su Amazon, chi le porta? Chi le porta fino a casa? Babbo Babbo Natale. Natale. Chi è che suona la porta e dice, è arrivato un pacco? Anzi, no, il postino. Il postino. Babbo Natale quando è che arriva? Solo? Solo Ah? No? Natale. Solo a Natale. Babbo Natale viene solo a Natale, poi il resto dell'anno si riposa. Invece lo sai chi c'è tutto l'anno che viene sempre a portarti le cose che scegliamo? Il Super Wing Kim. Chi te l'ho portato? Chi è che ti porta i regali che scegli? Chi Il giocattolo. te li porta? Chi è che suona la Babbo porta? e il postino. Il postino. Quindi il postino lavora tutto l'anno. L'anno. Tutto l'anno. Tutto l'anno. Babbo Natale solo a Natale. Quindi, lo sai che cosa stavo pensando oggi? Visto ultimamente quando il postino ci porta. Ti sei svegliato? Ciao! 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 Allora, visto che ultimamente quando il postino ti porta qualcosa, noi gli diciamo, perché spesso io sto allattando Noah, tu stai in maniche corte, allora gli diciamo, lascia dentro il cancello e chiude. E il postino dice sempre, ma il cane non morde? E noi gli diciamo, no, tranquillo, è un Labrador. Vero? Ormai lo sa. Ormai sa che Zoe è brava. E quindi quando gli diciamo ti apro il cancello così tu lasci tutto, lasci il pacco dentro il cancello e poi me lo chiudi per favore. E lui lo fa sempre. Quindi diciamo che abbiamo poche possibilità ultimamente di salutare il postino. Ehi? Abbiamo poche possibilità di salutare il postino. Diciamo al solo al citofono, gli diciamo ciao, grazie. Ok? Allora io stavo pensando una cosa oggi. Così come tu farai la letterina, che ancora non l'hai fatta, mi sembra, o l'hai già fatta e non me l'hai detto. Hai fatto la letterina per Babbo Natale? L'hai fatta? L'hai fatta? Sì.
Gliel'hai spedita? Sì. Dove l'hai messa? L'ho fatta. Non l'hai fatta? La devi fare la letterina, lo sai? Ti devi sbrigare perché tra un po' è Natale. Allora, così come farai la letterina a Babbo Natale, dobbiamo fare anche una letterina Al postino. al postino. Ok? A Babbo Natale, visto che è Natale, se ne deve occupare lui, gli dici di portarti un regalo, per favore, gli dici, mi Sì. porti questo perché mi sono comportato bene, oppure anzi, lo sai come dovremmo dire? Babbo Natale, ma potresti portarmi, e poi gli dici quello che vuoi, ok? Invece al postino, questa volta non gli chiediamo niente, nella cassetta della posta. Ci metti un bigliettino. E che cosa ci scriviamo in questo bigliettino? Questa volta non gli chiediamo niente, al postino. Ci mettiamo un biglietto Ringraziare. per ringraziarlo per tutti i regali che Che ti ha portato? ti ha portato tutto l'anno. Il postino, hai visto che viene sempre quando fa freddo, quando fa caldo, quando sta piovendo, quando sta nevicando. Viene sempre apposta e ti porta la posta. Ok? Sì. Allora facciamo così. Mettiamo Sì. un bel bigliettino nella cassetta della posta per ringraziare tutti i postini che ci hanno portato una lettera o un regalo. Sì. Va bene? Sì. Ringraziamo un po' meno a quelli che ci fanno le multe. Vero, Gri? Sì. No, vabbè, ringraziamo tutti i postini. Va bene? Allora andiamo a fare questa lettera. Prima che ti addormenti. Dai, andiamo. Questa è la lettera per il postino? No. Come no? E per chi l'hai fatta? Sì. Sì o no? Per chi l'hai fatta questa lettera? Per Babbo Natale. Ah, l'hai fatta prima per Babbo Natale. Dopo facciamo quella per il postino. Sì. Leggi un po'. Posso sapere quello che c'è scritto o non posso sapere? Non puoi sapere. No? Solo io. Solo io? Solo tu lo vuoi sapere? Sì. Ah, ok. Caro Babbo Natale, per Dici? favore mi porti il Super Wing Kim, la sorella di Paul. Sono felice che è arrivato l'inverno a Natale che fa tanto freddo. Va bene, ti saluto. Ciao, caro Babbo Natale. Che bravo! Ma prima mi dici che non potevo sapere di che cosa si trattava. Sì. Invece poi me la leggi. Grazie che me l'hai letta. Vediamo un po', hai fatto pure il disegno. Che bello! Caro Babbo Natale, per favore mi porti il Super Wing Kim, la sorella di Paul. Sono felice che è arrivato l'inverno a Natale che fa tanto freddo. Va bene, ti saluto. Ciao, caro Babbo Natale. Che carino. La mettiamo nella cassetta della posta. Va bene? Sì. Così, lo stesso postino che dobbiamo ringraziare ora sarà quello che porterà a Babbo Natale il tuo messaggio, Sì. la tua richiesta, ok? Dai. Allora, Ok. la facciamo questa letterina per il postino? Prendi un altro foglio e prendi magari una penna, non una matita. Più bella la letterina con la penna, va bene? Cerca un po' un altro foglio. Oh, e tu che fai? Che fai? Giochi con Babbo Natale? E? Come che hai messo il computer qua sopra? Ah, perché stavi facendo là, ho capito. Grazie. Grazie, caro postino. Grazie per le lettere e i regali per me. Va bene, ora scrivi quello che vuoi.
quello che ti senti di dirgli per Per i ringraziarlo. regali e le lettere per me. Solo per te? Sì. Oh sì. E quando ci porta le lettere a noi e i regali per noi? Puoi fare questo favore anche a me? Di ringraziarlo anche da parte mia? Così includi anche noi nella tua letterina. Vero? Sì. Così lo ringraziamo tutti quanti in famiglia. Caro postino, grazie per i regali e le lettere che ci porti sempre. Poi sì. Devi firmare, devi dire chi sei. Chi sei tu? Chi sei? Tu chi sei? Christian. Gli vuoi dare un bacio, un saluto? Gli vuoi dire buone feste? Buone feste. Bravo, buone feste, Christian. Puoi scrivere.